si è svolta ieri sera nella splendida location della Villa Torre Antica la cena di presentazione agli sponsor della Valdiano Volley. Quasi 30 i presenti alla serata per un'occasione di festa e di dialogo attorno al tema dello sport quale trade union di una comunità. Buon cibo e tanti brindisi l'hanno fatta da padrone, ma una parola su tutte: comunità. A fare gli onori di casa il direttore tecnico generale Nicola Maccapane, che insieme con il presidente Giuseppe De Filippo nel suo discorso di saluto e benvenuto hanno voluto sottolineare l'obiettivo a lungo termine del progetto, ovvero quello di creare una comunità appunto fatta di aziende del comprensorio che possano appassionarsi a uno sport tanto gentile quale la pallavolo. Nel ringraziarli per il sostegno, il presidente ha spiegato come questa idea nasca anche per favorire la conoscenza e lo scambio di idee tra le varie realtà economiche che sono al fianco della Valdiano Volley. Durante la cena le diverse realtà economiche si sono presentate descrivendo il lavoro delle loro aziende e il motivo per cui si sono avvicinate alla società in un'atmosfera che è subito diventata di grande convivialità. Presenti anche il direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese, il vicepresidente vicario Antonio Ciniello e il direttore della Fondazione Antonio Mastandrea, da sempre al fianco di progetti a a favorire la crescita e il legame delle realtà locali, soprattutto se a fare da catalizzatore e lo sport. Un'occasione dunque che mancava per promuovere le opportunità di business tra gli stessi sponsor e per fare in modo che la pallavolo torni a essere il cuore pulsante del nostro territorio.